Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete siamo ritornati con Rekin, come avevo detto ci avrei fatto altri gameplay. Come ricordate, l'ultimo Rekin che ho giocato era Edoardo, che è durato 4 anni, il re breve, l'abbiamo nominato. Riprendiamo con questo gioco e spero che vi divertiate di nuovo come l'altra volta. Vediamo un po' come andranno le cose. Ho scoperto un giovane pittore geniale, le sue opere sono un evidente segno divino. Portatelo qui, vai. Abbiamo sentito parlare di una giovane principessa rinchiusa contro la sua volontà al castello della Pietra Nera. Il mio cavallo. Si tratta chiaramente di una trappola, ne sono convinto. Vorremmo costruire una scuola nella capitale per educare il popolo. Sì, va bene, vai. Vorremmo istituire una nuova tassa per la chiesa da condividere con la corona, ovviamente. Sì, vai. Va bene per me. Un uomo grasso con una barba finta e un cappotto rosso stile e l'argento doni ai bambini delle strade. Non è un mio problema. Questo è l'inverno più freddo degli ultimi 30 anni. Aggiungete il magro raccolto e capirete che il popolo sta morendo di fame. Date loro le nostre scorte. Non posso aiutarli. Il vostro... No, cacchio, già sono morto 5 anni, porca puttana. Il vostro popolo si è affamato e il malcontento si diffonde. Il castello viene saccheggiato, la corte si disperde e voi venite lasciati a governare sui piccioni. Bellissimo. Durato 5 anni. Iniziamo bene con questi re. Allora, andiamo avanti. Riusciremo a fare un re che è duraturo? Chi lo sa? Allora, ora siamo re Roberto. Vediamo cosa riusciamo a fare. C'è stata una rapina, il tesoro è stato attaccato da una banda spudorata. Amici vostri? Può essere. Sir Enrico si difende in modo veemente. Alla fine vi rivela i nomi dei suoi complici e trovate la metà del tesoro. Mi serve un piccolo esercito di soldati senza scrupoli per un elegante colpo di stato in Estremo Oriente. No. Ho creato una macchina che stampa. Ben fatto. Lo scrittore scopri la stampa. Perfetto. Ci sono troppe persone da giustiziare, mi serve l'aiuto dell'esercito. Vai. I mercanti vorrebbero costruire una nuova guilda e inviare il loro rappresentante a corte. Sì. Dobbiamo costruire una nuova chiesa. Sì. Costruisci 5 chiese. Un altro obiettivo sbloccato. I minatori si rifiutano di scavare oltre, vogliono un aumento. No. Mio signore, volete giocare a Nano Rosso? Iniziamo con una piccola somma, non voglio mandarvi in rovina. No. Il nostro paese è in pace e gli affari procedono a meraviglia. Dovreste tenere da parte il tesoro per i giorni bui. No. Wow, wow. Sono d'accordo. Gli orafi della capitale hanno istituito un cartello per organizzare il loro commercio. Vogliamo la vostra approvazione. Sì. Il re dell'Ovest ci offre del denaro in cambio di una piccola porzione del paese. Ma va a cagare. Dovremmo inaugurare un pellegrinaggio alla tomba di Sant'Armando. No. Ah, fortunatamente stiamo governando da 13 anni. Non è mai successo, in tutte le mie parti, mai successo che 13 anni ero al potere. Non siete mai abbastanza preparati, dovete reclutare più soldati. No. Woof woof. Rex vi invita a seguirlo. Va bene, va bene. Rex vi porta nella foresta. Sì, bravo. Rex si ferma davanti a un fungo di un brillante arancione. Mangiare il fungo. Chiarezza, d'ora in poi saprete quali effetti hanno le vostre decisioni. Su regno e dono. Wow, figo. Che bello, ora sappiamo le cose. Volete un abbraccio? No. Dovreste imporre un coprifuoco. Le strade della capitale non sono sicure durante la notte. Sì. Volete sposare la giovane principessa di un regno vicino? Sì. Si è verificata un'esplosione nella capitale. Non sappiamo cosa sia accaduto di preciso. Dobbiamo chiudere le porte della città? Sì. Dichiarare lo stato d'emergenza è l'unico modo per sgonfiare questi terroristi. Qui non ve lo dice. No. Il messaggio dice: un kraken è stato avvistato sulle coste del regno. I pescatori sono terrorizzati. Preghiamo. Le vostre miniere non forniscono minerali di ferro in quantità sufficiente per produrre armi. Dobbiamo importarle. Sì, vai.
Un gruppo di paesani sostiene di essere attaccato da esseri celesti, probabilmente è solo un trucco per pagare meno tasse. Sì. Ragazzi, siamo da 23 anni al potere. Mai successo nella mia partita, davvero, non ci posso credere. Anche se siamo a rischio con i soldi, questo potere è utilissimo. Porca puttana, non mi aspettavo che fosse un potere così utile. Questa macchina per la stampa è fantastica, potrei pubblicare le vostre memorie. Sì. Possiamo assumere uno dei nostri inutili studenti per occuparsi della scrittura, ne abbiamo a BFF. La scriverò io stesso. Scrivete le vostre memorie, ma non hanno grande successo. Una delle vostre indecisioni ucciderà migliaia di innocenti. No. Il re dell'Ovest è stato informato dello stato del nostro esercito e ora vuole attaccarci. Ritirarsi e organizzarsi. Mio signore, ecco i diritti d'autore sulle vostre memorie, tutto quanto, il 5%. Furfante. Cedric, la giustizia torturò Sir Re Enrico e per una volta sembrò divertirsi. Lol. Siamo 27 anni al potere. Mio re, sono incinta. Oh mio Dio, avremo anche un erede. Mio re, sono incinta. Vi darò un figlio come mio dovere. È un erede finalmente, che bello. La regina sta per partorire ma ci sono delle complicazioni. Non possiamo salvare se lei che è il bimbo. Salvate il neonato. Abbiamo messo una nave in quarantena. Potrebbe esserci la peste. Dobbiamo estendere la quarantena a tutto il porto? Sì. No! Ho finito i soldi. Però almeno c'è il figlio. Quindi praticamente saremo quel personaggio. Il vostro paese è alla sfascia, mio signore. I mercanti e la nobiltà possiedono tutto quanto. Cacchio. La nuova oligarchia vi manda in esilio forzato. Quindi teoricamente dovremmo andare al trono nostro figlio, credo. Ma da abbiamo governato così tanto. Goffredo. Amanti. Il torrente goccia di nuovo asciutto. Dobbiamo costruire una diga. Sì. Questa diga limiterà l'accesso dei vichinghi all'acqua. Siete sicuro di voler procedere? Sì. Vorrei realizzare un commovente ritratto di vostra maestà. Dipingerò il vostro ritratto sul vostro stesso corpo. È arte moderna. Sì. Vorrei aprire un paio di negozi per le mie opzioni e i miei ninnali. No. Il raccolto è stato eccellente, ma sta. Sfamate l'esercito. Abbiamo schiacciato gli eserciti invasori. I bottini sono eccellenti. Bravi. No! 5 anni. Questo è un colpo di stato. Consegnate immediatamente il potere. Cioè, abbiamo. L'esercito vi rinchiudi nella torre piatta del caso. Dovete perire. Dove perirete lentamente. Porca puttana, 5 anni. Quindi la dinastia di Roberto è già finita così. Con Roberto e Goffredo. Porca puttana. Vediamo chi siamo adesso. Avanti. Allora, Enrico. Ora siamo Enrico. Vediamo cosa riusciamo a fare su questo nuovo regno. Posso insegnarvi un paio di cose sulla magia bianca. Sì. Prima dovete dimostrare di essere degno del mio tempo, però. Sì. Pronunciate la sacra parola Zgando con l'accento dell'est. Ben fatto, cosa vorreste apprendere? Non lo so. Un modo per ingannare il diavolo? Sì. Madame Second lancia degli ossicini bianchi in aria. Vedo 6 numeri: 1043, 683, 1214, 842, 1432, 1669. Ah. Vorrei celebrare una messa in memoria di vostro padre. Ah, ma quindi quello non è... Ah! Il re era Roberto, morto. Quello secondo re non so chi era che è stato ucciso. Ora questo devo fare. Vorrei celebrare una messa in memoria di vostro padre. Quindi questo è il figlio di Roberto. Chi cazzo era quello? Magari un fratello? Chi lo sa? Sì. Mio re, vorrei cantare una canzone per voi. Si intitola Il folle e sua maestà. Sì. Tanto tempo fa un povero folle cantava da solo una canzone triste, triste. Canzone, continua. Per compagno aveva un cane maestoso, una bestia cupa e orrenda, ma simpatico e pulito, sempre scodinzolante. Grazie. Nei miei viaggi ho trovato un elefante. Mostratemelo. Ah, ma questo non è un elefante. Un drago, ah, mi prendete gioco di me. I draghi non esistono. Questo sì.
Allora, l'elefante smascherato ha distrutto buona parte del castello prima di scappare. Ma vaffanculo. Il popolo del nord è superstizioso e sacrilegio. Costruiamo più chiese? No. Dovremmo commerciare con l'Oriente. Possiamo offrire alla corona il 10% dei nostri profitti. Va bene. Via della seta. Il commercio di spezie contribuisce ogni anno al tesoro. Avete però più possibilità di far arrabbiare i vicini. La vostra fortezza è troppo debole. Dobbiamo costruire una nuova torre. Va bene. Mio signore, il vostro 20° compleanno. Festeggiamo. Sì? Allora, potrei costruire un ospedale per prevenire l'insorgere di epidemie. Sì. L'ospedale limiterà le conseguenze di epidemie e catastrofi. Perfetto. 9 anni a potere, ragazzi. Per adesso anche con lui procede bene. Ho visto delle strane luci nel cielo. La scorsa notte forse significava che il mio destino è governare questo regno. Ma va cacca. Ah, gli studiosi ne sono convinti. È un miracolo, volete riconoscerlo? Sì. Gli studiosi ne servono. Allora, la situazione vi si è ritorta contro. Il giullare ora è un santo. È riuscito a ridicolizzare la chiesa mettendoti a vendere raccapriccianti visioni miracolose. No! Il popolo si sta ribellando contro gli ultimi residui della chiesa. Dovete fuggire. Cacchio. Oh, quello malefico giullare di corte. Una follia pagana vi ha tolto la vita mentre cercavate di fuggire. 10 anni a potere. Il figlio è durato meno del padre. Quindi la dinastia proprio adesso è morta. Cioè, sono i 3 re della stessa dinastia. Arrivederci e sono morti. Comunque ragazzi, ci fermiamo adesso. Spero che questo video vi sia piaciuto. So che questi episodi di Regin sono un po' corti, ma non vorrei annoiarvi, perché comunque penso che sia un gioco che possa annoiare a lungo. Preferisco farli corti, con parti divertenti e serie, tra virgolette, e cerco di farlo più leggero possibile, anche se a quanto pare piace a molti come l'ho portato, quindi perfetto, come si può dire. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!